Allegri è pronto a rimodellare la Juventus durante il calciomercato estivo. Rivoluzione in arrivo specialmente a centrocampo, le ultime. La prima giornata di Massimiliano Allegri alla Juventus si è consumata con una riunione di oltre 3 ore alla Continassa con Agnelli, durante la quale sono state gettate le basi in vista della nuova stagione. Naturalmente si è parlato di calciomercato e di quello che ci sarà da fare durante l'estate che, tra cessioni e nuovi arrivi, si preannuncia essere molto interessante. La priorità della Juve è quella di rinforzare il centrocampo, vero tallone d'Achille della vecchia signora da ormai troppo tempo. Ecco perché in arrivo ci sarebbero almeno 2 colpi importanti per la mediana. Il nome più caldo è quello di Manuel Locatelli, che piace tanto sia ad Allegri che alla dirigenza bianconera. Il ragazzo avrebbe già scelto la Juventus, che ora dovrà trovare l'intesa economica con il Sassuolo. I neroverdi chiedono 40 milioni, troppi per la Juve. Ecco allora che si potrebbe pensare a delle contropartite tecniche gradite agli emiliani. Ma se Locatelli pare essere la sicurezza, occhio al secondo grande colpo per il centrocampo che potrebbe rappresentare il vero botto a sorpresa. Al tecnico livornese piacciono molto sia De Paul che Milinkovic-Savic ad esempio, ma non sono escluse neanche le piste che portano ad Aouar e Calhanoglu. Max poi avrebbe avuto un contatto anche con Miralem Pjanic e i due avrebbero ipotizzato un ritorno del bosniaco a Torino, che sarebbe gradito ad entrambi. Il canale tra Miralem Pjanic e la Juve è aperto. Ed è diretto quello tra il centrocampista bosniaco e Massimiliano Allegri. Con la svolta arrivata proprio negli scorsi giorni. Da tempo Pjanic ha capito come l'avventura al Barcellona non facesse per lui, il suo entourage si è messo ben presto in moto per bussare alla porta di tutti i grandi club italiani perché l'Italia è casa sua, Inter e Milan, Roma e Napoli, ovviamente la Juve. Il problema, enorme, però sta tutto in quelle cifre messe a reperto per completare lo scambio con Arthur. Per quel che riguarda Pjanic si parla di 60 milioni, più 5 di bonus e un ingaggio da circa 8 milioni netti. Insomma, un'operazione fuori portata per chiunque a meno che il Barcellona non decida di lasciarlo andare via al prezzo di saldo. Valutazioni in corsa dal quartier generale Blaugrana, la conferma di Ronald Koeman conferma Pjanic fuori dal progetto, l'apertura al prestito oneroso o a un altro scambio ci sarà inevitabilmente. In tutto questo c'è chi chiede a Pjanic di non avere fretta. Ed è proprio Allegri. Se l'opzione Juve ha preso rapidamente il sopravvento sulle altre, il motivo è legato sia al fatto che il ritorno in bianconero rappresenta la prima scelta di Pjanic. Ma anche alla decisione di Andrea Agnelli di riaffidarsi in toto ad Allegri. A sua volta in contatto diretto con il centrocampista bosniaco negli scorsi giorni, un giocatore con le sue caratteristiche e senza aver bisogno di alcun ambientamento né alla Continassa né nell'idea di calcio dell'allenatore, farebbe molto comodo. Insomma, Allegri non solo non dice di no a un Pjanic bis, ma dice direttamente di sì. A patto che possano verificarsi le giuste condizioni, economiche e tecniche. Così il tecnico bianconero avrebbe chiesto al giocatore di non avere fretta, di temporeggiare nel caso in cui si scaldasse qualche altra pista, in attesa che si potessero incastrarsi tutte le circostanze necessarie per sedersi al tavolo col Barcellona e trovare una soluzione buona per tutti. Perché a volte ritornano, alla Juve si torna sempre più spesso. Eppure Pjanic ora pensa che sì, sia già giunto il momento del suo ritorno a casa.